Questo video è frutto di una piccola ricerca sul carnevale. Come e quando è nato? Perché si lanciano i coriandoli? Perché in Quaresima c'è il rito delle ceneri? Bene, se vuoi conoscere queste ed altre curiosità, ti invito a guardare le immagini che seguono. Vai con la sigla! Il carnevale è la festa dei pazzi, è la festa popolare per eccellenza. Inizialmente il carnevale era impersonificato da un grosso pupazzo panciuto o da un nano grottesco dalle sembianze comiche ed inquietanti allo stesso tempo, che sfilava in corteo per le vie della città. Inizialmente il carnevale rappresentava la fine di un periodo sterile, l'inverno, e l'inizio di un periodo fecondo, la primavera. Al termine della sfilata, il pupazzo veniva bruciato per lo più, ma la sua sorte era diversa a seconda della località e della cultura in cui si festeggiava il carnevale. Era anche usanza cospargersi o gettarsi addosso la fuligine o sostanze simili. Non si sa con certezza il perché. Forse l'origine di tale usanza si deve ad antichi riti agricoli per favorire la fertilità dei raccolti. Ed è forse anche da questi riti che ha avuto origine l'abitudine di lanciarsi i coriandoli. Le radici di tale tradizione colorata sono ancora in gran parte avvolte dal mistero. Oltre che dalla cenere e dalla fuligine, si sa che nel XVI secolo ci si lanciava addosso uova e da altre parti rape. Più tardi si cominciarono a scagliare confetti, ma visto lo spreco ed il costo, essi furono sostituiti da leggere palline di gesso colorato. Probabilmente esse sono le antenate degli odierni coriandoli, ed il rito delle ceneri che si celebra in chiesa, probabilmente, deriva dagli antichi riti agricoli menzionati poco fa. Il termine carnevale forse deriva dal latino caro vale, ovvero addio carne. Ecco spiegato il perché delle grandi scorpacciate e dei grandi sprechi in questo periodo, perché il carnevale appunto precede il periodo di Quaresima, tempo di digiuno e di penitenza. E proprio prima della Quaresima il personaggio pupazzo del carnevale faceva una brutta fine. Come detto, veniva bruciato o, a seconda delle regioni, subiva un'altra brutta fine. La spiegazione è perché tale personaggio veniva preso come capro espiatorio di tutti gli eccessi della comunità sin lì perpetrati. Il carnevale in alcune regioni francesi viene chiamato Caramantran, che deriva da Carême-entrant, ovvero Quaresima che entra. Insomma, il carnevale era ed è la festa dei pazzi, dove tutto o quasi era ed è concesso. Era la negazione dei principi, il mondo alla rovescia, il mondo nel quale i bambini hanno gli stessi diritti dei grandi, per cui, mascherati da re e da regine, ed oggi da ogni sorta di travestimenti possibili ed immaginabili, entravano nelle varie case chiedendo dolci e cose da mangiare. Il carnevale, soprattutto a Venezia, era molto sentito. Principalmente, in giro per la città lagunare, si potevano incontrare i personaggi della commedia dell'arte, come ad esempio Pulcinella e Colombina. Ma di queste ed altre maschere ne parlerò in un prossimo video. Ti ringrazio per avermi seguito sin qui. Se hai trovato il video interessante, iscriviti al canale ed attiva le notifiche. Lascia un mi piace se ti fa piacere. Sarai sempre aggiornato sui prossimi temi ed argomenti che affronterò. A presto da Lucoral.